Grazie, ha concluso sulla la sottolineatura di genere. Allora questo è l'assist ideale per andare alla donata Francescato. Sì, perché io mi devo un pochino vendicare di Mimmo, che mi sfotte da 45 anni sul fatto che io combatto per la parità di genere e per che le donne abbiano un ruolo appunto importante dappertutto, e lui mi dice in 40 anni 17 minuti di lavori domestici, se sei contenta tu. Sono contenta, Mimmo, perché non è soltanto lì che abbiamo fatto progressi, anche se lì proprio pochi, e spiegherò perché su due campi non facciamo progressi, la violenza e il lavoro domestico. E cosa hanno in comune quei due? Vedremo. Allora, adesso intanto vi do le buone notizie. Abbiamo ampiamente superato la parità nel campo educativo. Addirittura ci laureiamo di più, più spesso, con miglior voti, e siamo più numerosi nei dottorati. Abbiamo anche superato quasi il 99%, cioè la parità è 100, nel campo della salute. Abbiamo ancora alcuni problemi di donne, cioè come ottenere l'aborto, come ottenere alcune, diciamo, medicine e cure soltanto per i nostri problemi e non studiati, però siamo molto sulla strada. Dov'è che siamo anche migliorate moltissimo? Ma guardate qua, i 5 Stelle hanno una grande percentuale di donne. 20 anni fa, se nasceva il movimento, col Mimmo non c'erano tutte queste donne. Quindi, allora, la cosa importante è capire come si può ancora migliorare, perché invece dove c'è uno stallo in Italia è non tanto sul numero di ministre donne, ma sul fatto che la politica in Italia è diventata politica pop, con un leader che controlla tutto e per cui la ministra non controlla un granché, perché è messa lì dal ministro e ha dipendenza dal ministro. Questo è il casino reale, cioè la scarsa promozione d'autonomia delle parlamentari donne, anche dei maschi, ma per le parlamentari donne conta di più, perché le donne nelle mie interviste mi hanno risposto che loro sono leali, mentre i maschi mi hanno detto se posso lo faccio fuori. Cioè l'atteggiamento guerresco dei maschi verso la leadership maschile dei loro partiti e movimenti è molto più feroce delle donne, che invece amano stare in gruppo e lavorare, come appena dimostrato lui, in gruppi che fanno qualcosa di concreto. Infatti, nelle mie 900 interviste, signore e signori, con tutte le mie graduate student, cioè con le mie dottorande, abbiamo fatto un lavoro immenso qua in Italia. I 5 Stelle non c'erano ancora, ma dal 1900, diciamo, praticamente dal 2006 al 2012 abbiamo intervistato 600 politici locali, cioè assessori e consiglieri e sindaci, e 70% delle donne che erano parlamentari allora e il 30% dei maschi, perché non è che erano molto coinvolti nel problema, cioè mi dicevano spesso no a me e alle mie bellissime ragazze che andavano a cercare di intervistare. Allora però cosa viene fuori? Che non è vero che anche in un setting così maschile, così guerresco come la politica, e se non mi credete guardate a Trump, guardate a Putin, guardate se i leader autoritari maschili di cosa parlano, ok? Le donne mantengono a fatica i loro valori femminili, che sono tre importantissimi. La capacità di trascendenza, di pensare al noi invece che dell'io. La capacità di occuparsi del bene comune e di portare a casa dei risultati concreti. Loro si eccitano se fanno un asilo nido. Gli altri si eccitano se sgominano un avversario. Avete visto che adesso Aleppo ha vinto? Cosa hanno vinto? Una città distrutta. Ma amano molti, non tutti, vi dico la verità, che qui nella ricerca a me viene fuori che alcuni uomini hanno i valori femminili, e per fortuna, ma i valori maschili puntano alla sicurezza e alla competizione fra i maschi, e per cui sono spesso guerreschi. Di fronte a un pericolo, il loro modo di risolvere il problema è attraverso la forza, mentre le donne sono attraverso la mediazione. Lo vediamo con la Merkel, per esempio, poveretta, io spero tanto che vinca ancora, perché ha fatto la mediatrice più che poteva, e Trump non per caso la prende in giro. Allora, qui la ricerca che abbiamo fatto, Mimmo, dà una buona ragione per avere più donne in politica. Io spero che aumenteranno, e nonostante tutto trovano ancora difficoltà. Dalla ricerca emergono 4 difficoltà principali: comportamenti negativi dei leader intermedi, che loro chiamano leaderini, cioè non tanto del capogruppo famoso carismatico, quanto di quei intermedi, perché loro pensano che gli soffieranno i posti le donne. Seconda cosa, accesso alla televisione praticamente negato alle donne se non sono leader, perché in televisione ci vanno solo i leader. Per fortuna con i blog e internet si sono tutti attrezzati a cercare un'altra alternativa di questo tutti, devo dire, maschi e femmine. E
L'altro invece dato molto positivo, la maggior parte delle ragazze che fa politica riesce anche a trovarsi dei partner che le aiutino, altrimenti lasciano. E io qui voglio fare un appello, dopo che fanno tanta fatica a arrivare qua, o arrivare a far sindaco, arrivare all'assessore, non scagliamoci subito contro di loro per gli errori che fanno, stanno tutte imparando, dobbiamo aiutarle solidali perché altrimenti il tasso di abbandono della politica è più alto per le donne. Non ce la fanno, per cui vi prego, voi 5 Stelle cercate di essere solidali fra voi e aiutare, perché ogni perdita di una donna che sta in politica, che va a casa sfiduciata, è una perdita per la società. Infine, il lavoro, arrivo al lavoro. Il lavoro, caro Mimmo, dunque, abbiamo delle cose positive e alcune purtroppo ancora negative. Qui invece di tediarvi su quali sono, vi vado subito sulle proposte che ho fatto perché poi passerò a un capitolo invece che si chiama violenza, su cui vorrei andare un po' più a lungo. Allora, cosa c'è nel mondo del lavoro? Non troppo a lungo. No, io parlo veloce, 2 minuti, sì, 2 minuti. Sì. Cioè, tanti concetti o arrivano o non arrivano, per cui lui deve andare alle persone. Allora, qual è il problema più grosso per le leggi che io spero potete promuovere? Dovete promuovere politiche di interventi nelle scuole per diminuire la segregazione orizzontale. Il problema grosso è che le donne scelgono facoltà, ve l'ho detto già ieri, che sono per i lavori più precari, i lavori di servizio. Allora non va bene. La legge che preveda, questo è importantissimo, il congedo genitoriale obbligatorio per i maschi. Se non fate il congedo obbligatorio per i maschi, 6 mesi ciascuno, come fanno i paesi scandinavi, col cacchio che il maschio italiano se ne sta a casa a fare termine. Perché nelle interviste emerge chiaramente che è una cosa che la sua azienda non tollera o non è contenta, che lui teme. Per cui, tranne i giovani del tutto particolari, non la prendono. In Italia è un numero minimo che prendono il congedo. Voi dovete renderlo obbligatorio. All'inizio le cose devono essere obbligatorie, poi vanno. Tutto per stirare. No, per stirare, per tenere qui, è per i bambini, hai sentito bene? Ho detto che è congedo parentale, non stiratorio, ok? Allora, no, perché qui fanno a po', guarda, questo è persino lui che è molto avanzato, appena gli tocco, io vorrei parlare con sua moglie, guarda, perché parte a ridere. Allora, perché appena gli tocchi sul punto debole, tacca, per stirare, sì. I pannolini ormai non si stirano più, capito? Si usa e getta, però che voi li cambiate è importante. Allora, questo è un punto importante che non voglio ridere perché è importante. La nostra legislazione protegge molto le donne che lavorano a tempo indeterminato, non protegge per niente le autonome e non protegge per niente quelle anche il part-time. Per favore, aumentate i voucher, visto che non valgono a niente, però i voucher di maternità per le lavoratrici autonome sono molto importanti. Adesso le riceve il minimo percentuale, nonostante la legge Fornero. Quindi ci vuole tanto. Per favore, fate questo. L'altra cosa importante, la legge 120 del 2011 ha favorito l'aumento del numero di consiglieri. Occorrono altre leggi per il momento per diminuire la segregazione verticale, perché ancora in cima a dirigere i giornali e a dirigere tante altre cose ci sono più uomini che donne, ma non più. Vado in un campo importante adesso. Allora, perché nonostante tutti i progressi, me lo chiedeva Mimmo, è ancora 17 minuti e altre cose ben più importanti? Perché praticamente la cultura della violenza contro le donne è una cultura antichissima che oggi viene però continuamente riprodotta dai media. Io mi sono fatta una piccola ricerchetta per divertirvi. Allora, da secoli teologi, filosofi, tutti ci hanno detto che eravamo inferiori, quindi molti ne hanno interiorizzato. Ma che è successo alle ribelle? Le ribelle venivano bruciate, le ribelle venivano castigate, cioè le ribelle venivano uccise come adesso. Solo che adesso vi uccidono nel privato e prima ci uccidono nel pubblico. Allora, perché continua questa cosa? Perché le narrazioni sono tutte in mano ai maschi. Sentì, 70% degli articoli in prima pagina firmati da uomini. Scrittori maschi hanno il 400% in più di probabilità di essere recensiti. I recensori sono quasi tutti maschi. Allora, la maggioranza delle donne, la donna è sulla maggioranza del settore editoriale, ma le posizioni di potere sono degli uomini. Anche nei classici letti a scuola prevalgono autori maschi e bianchi. I libri più amati venduti ai bambini sono ancora, hanno il doppio di personaggi maschili, ma pensate al cinema, che piace tanto a me, ci vado spesso. Allora, i film di maggiore incasso hanno l'80% di registi, sceneggiatori e protagonisti maschi. Che storie ci raccontano questi maschi? Che sono quelle serie di successo come Star Wars, Lord of the Ring, James Bond e Harry Potter hanno protagonisti maschili.
vengono riproposte diverse versioni, sempre per secoli. Pensate che Lonely Ranger, che esalta l'uomo che fa da sé, viene dal 1915, è stato fatto in 40 versioni Zorro, che salva la ragazza portina, poverina, miserabile, che non sa fare. I film misogini della Sherlock Holmes, 120 versioni, il che vuol dire che questa, i media riproducono continuamente una cultura in cui esaltano il maschile. La cosa interessante è un tipo di maschile, e per cui la maggioranza dei film fallisce nel dare alle donne e agli uomini delle, diciamo, degli esempi maschili. C'è una minoranza accessibile adesso tramite internet. Perché è così importante cambiare i media? Perché purtroppo dalle mie ricerche emerge che i film che guardiamo, la televisione che guardiamo, YouTube che guardiamo, influenzano chi siamo, influenzano il nostro modo di vedere il rapporto maschio e femmina, il nostro modo di gestire la violenza, influenzano il nostro modo di vivere, e per cui, specialmente uniti ai condizionamenti familiari, quelli mediati sono i più importanti per cambiare la cultura della violenza. Vi ricordo che in televisione ci sono ancora tantissimi serial in cui le donne sono sempre quelle che sono uccise, seviziate e sono vittime. Questo non è una cosa che non ci fa niente, perché ognuno, non credete di essere immuni. Una delle cose più divertenti è che quando fai un'intervista, a me la televisione e i media non mi influenzano per niente. Non è vero, ti influenzano moltissimo, lo sanno infatti i politici che ci vanno sempre in televisione sui media. Perché twitta tutto tanto tempo? Perché Trump twitta, perché sa che essere lì presente va nella mente delle persone, e noi ce le mettiamo nel cervello e dopo non ci tira fuori nessuno. Allora, questo per quanto riguarda la parità e il genere, eccetera, per cui abbiamo molto da fare sulle narrazioni. Invito sia uomini e donne non misogini a fare narrazioni di tipo, diciamo, che rompano questo legame con la violenza. E poi un piccolo contributo sui NEET. Io sono d'accordo con tutti loro che ci vuole un reddito di cittadinanza, ma penso che non risolverebbe niente dar solo soldi. Sono d'accordissimo con tutti quelli che dicono che bisogna fare un reddito accompagnato da un percorso di orientamento, io lo chiamo orientamento empowering, che vuol dire di rimotivazione delle persone che sono 3 milioni, o anche dei disoccupati, o anche di coloro che perdono il lavoro. Io ho avuto esperienza con tutti questi gruppi, dai dropout fino ai dirigenti che hanno perso il lavoro. E ho visto che quello che funziona è fare un percorso di rimotivazione che ha 4 fasi, le dico brevemente perché sono importanti per chiunque fa formazione qua. Prima è l'esplorazione dei desideri attraverso un esame delle esperienze familiari e delle esperienze appunto mediatiche. Stando 7 ore sui media, cosa vedono? Cosa mettono nel cervello? Quello emotivo serve per ricomporre la capacità di gestire le emozioni negative, perché sono importantissimi nei lavori. Questi ragazzi in generale hanno difficoltà a gestirle, quelle negative. Poi si passa al solito bilancio di competenza. La terza fase invece è abbastanza nuova. Noi li facciamo esaminare attraverso internet, attraverso esperienze pratiche guidate, i contesti, i gruppi. Un momento fa io dicevo quanto era importante lavorare in gruppo. Questi imparano tutti a lavorare in gruppo e a capire quando è meglio usare un gruppo e quando è meglio stare da soli. Quando si pensa meglio soli e quando si pensa meglio insieme. E imparano, me lo devi dire, l'altra cosa che imparano a esaminare è l'organizzazione in cui sono, per esempio lo facciamo a scuola, la scuola come sta funzionando. E vanno in giro a intervistare con varie modalità per capire le varie dimensioni della scuola, come possono cambiare. Infine sul loro territorio e infine dei gruppi virtuali. Si chiama conoscere i contesti fuori, è una parte importantissima per motivare le pluripossibilità. Io no, lo dicevo già ieri, non è che devo andare sempre a una scuola a fare la stessa cosa per 10 anni nella stessa classe, no, devo essere esposta alle cose più variegate, lo diceva lui prima, la diversità nel gruppo, un gruppo deve essere diverso. Anche noi dobbiamo essere diversi nel cervello, avendo in testa cose diverse, le esperienze ci possono fare questo. Allora, praticamente per questi gruppi ci vogliono progetti di formazione empowering speciali, mirati, perché alla fine di questo percorso comprendono meglio qual è, diciamo, l'accordo fra quello che loro desiderano e quello che il territorio offre, e possono finalmente prendere delle buone decisioni. Grazie. Grazie.